Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo caso si tratta di un appunti di viaggio in cui appunto vi parlo un pochino di argomenti legati al mondo del viaggio, ma non ci distacchiamo molto dal video precedente, che in realtà era un vlog in cui vi parlavo di come essere più sostenibili dal punto di vista ambientale. Infatti in questo video vi darò alcuni suggerimenti per ridurre a zero il vostro impatto sull'ambiente anche quando viaggiate. Poi ovviamente questi consigli saranno utili anche nella vita di tutti i giorni, come vedrete. Bando alle ciance, quindi, e cominciamo subito con i consigli appunto che vi volevo dare. Primo consiglio è quello di utilizzare dei contenitori riutilizzabili sia per le bevande che per il cibo. Provate un pochino a pensare ai vari turisti che girano anche semplicemente per la vostra città con la loro bottiglietta d'acqua usa e getta. Quella bottiglietta d'acqua lì, oltre ad avere un costo per chi l'ha comprata, ha anche un costo ambientale, perché solo poco più del 20% delle bottiglie d'acqua viene riciclato in maniera idonea. Il resto va a finire, se va bene, nelle discariche, altrimenti disperso nell'ambiente, creando un danno inimmaginabile. Quindi il consiglio appunto è quello di munirvi di borracce che possono essere sia normali che termiche in base a dove andate. Se andate in un paese tipicamente freddo, magari la borraccia termica può esservi d'aiuto per mantenere al caldo un tè o una bevanda calda, insomma. Al contrario, se andate in un posto molto caldo, potete appunto usare la borraccia termica per mantenere fresca la vostra acqua. Se invece viaggiate in paesi dove l'acqua potrebbe essere contaminata con batteri, eccetera, il mio consiglio è quello di prendervi una borraccia con una Life Straw, che sarebbe una semplice cannuccia che al suo interno ha un sistema filtrante in maniera tale che possiate bere anche l'acqua che esce dal rubinetto. Stesso discorso vale per i contenitori del cibo, soprattutto se magari vi piace lo street food. Per esempio, come succede a me per il pranzo mentre viaggio, mi piace per l'appunto prendere del cibo di strada e mangiarmelo comodamente seduto magari sulle scalinate di una chiesa o in giro per la città o in mezzo a un parco. Avere un vostro contenitore vi eviterà sia di prendere le baschette di polistirolo o qualsiasi altra cosa che utilizzano le persone che vi vendono il cibo per appunto darvelo. E anche nel caso di poterlo comodamente chiudere e mettere nello zaino nel caso ne compraste troppo. Quindi appunto abbiamo un doppio vantaggio. Secondo consiglio è quello di valutare bene l'acquisto dell'abbigliamento. Ovviamente è molto bello comprare dell'abbigliamento tipico locale dei posti in cui andiamo, basti pensare a un sari indiano o a un kimono giapponese. Ma dobbiamo anche valutare molto bene, numero uno, se ci sta nella nostra valigia, perché potrebbe darci dei problemi appunto una volta che andremo a rifare i bagagli. In secondo luogo sarebbe anche magari una spesa inutile perché è qualcosa che poi qui in Italia o nel nostro paese non andremo più ad utilizzare, quindi occuperà semplicemente spazio nel nostro armadio e prenderà polvere. A questo aggiungeteci che comunque sia la filiera dell'abbigliamento non è propriamente green, quindi per fare un singolo capo di abbigliamento si sprecano veramente molte risorse. Terzo consiglio è quello di ottimizzare il vostro beauty case, in particolare mi riferisco a tutte le piccole boccette di liquidi, eccetera, che ci si porta dietro e che alcune possono essere assolutamente evitate, le mille mille creme possono essere sostituite da una crema unica tuttofare, diciamo così, che possa andare bene per un comunque limitato periodo di tempo, per appunto corpo ed eventualmente anche il viso. Per quanto riguarda bagnoschiuma e shampoo, invece cercate di optare per la loro versione solida. La catena più famosa che li produce è Lush, che è disponibile più o meno in tutta Italia, da quello che so io, e anche in giro per l'Europa, parecchi negozi, quindi non dovrebbe essere molto difficile reperirli, ma anche online sicuramente li trovate se non avete un Lush a portata di mano. Dall'utilizzo di prodotti solidi avrete anche un vantaggio se viaggiate in aereo perché avrete meno problemi con boccette di liquidi eccetera al controllo bagagli, quindi anche qui avete un vantaggio in più. Consiglio
Consiglio numero 4, preferite i mercati locali piuttosto che i supermercati. Questo consiglio vale più che altro per chi ha la possibilità di cucinare in viaggio, sia perché magari è in ostello con la possibilità di usare la cucina, oppure magari ha affittato un appartamento o una casa in cui appunto può utilizzare la cucina. All'interno di un mercato troverete i prodotti freschi, sani e soprattutto non confezionati e avrete appunto la possibilità di vedere quali sono frutta e verdura di stagione. In più vale sempre il consiglio del video precedente, se non l'avete visto, che è quello di andare al mercato sempre con qualche borsa in tessuto, in maniera tale da evitare borse in plastica. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi attivando anche la campanella in maniera tale da non perdervi i miei futuri video. Questi appunto erano quattro consigli che vi davo per viaggiare in maniera più green. Se voi ne avete altri, lasciate un commento qui sotto, appunto in modo tale da condividere un pochino le nostre esperienze e i nostri consigli. In descrizione trovate link a tutti i miei social, in particolare Instagram, che è quello dove sono un pochino più attiva, e se siete interessati appunto alla tematica ambientale legata ai viaggi, vi consiglio di seguirmi anche su Twitter, perché appunto lì condivido le notizie che sono legate appunto a queste due tematiche principalmente. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life!